Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Scusate l'assenza, ma purtroppo tra influenza e mal di gola, non avevo voce e impegni vari, e purtroppo non ho potuto fare video nell'ultimo periodo. Oggi torno con il video sull'agenda che vi avevo già detto nello scorso video, quello sulle cose di Natale. Se non l'avete visto, vi lascio il link nell'info box e vi avevo già detto che volevo regalarmi per Natale e per il mio compleanno un'agenda. Ho girato un po' su internet per vedere i prezzi e le varie marche di agende, perché non ne conoscevo neanche una, e purtroppo mi sono resa conto che erano un po' elevati per i miei gusti, e quindi sono andata in cartoleria nel mio paese e ho trovato questa qui, che è di una marca che non conoscevo, ma poi postando la foto su Facebook mi sono accorta che parecchie ragazze la usano, ed è della marca Niji, e mi è piaciuta subito, a parte per il colore un po' grigio argentato, e c'era anche dorata, e ha questa trama un po' così come se fosse un tessuto, e mi è piaciuta anche subito perché aveva la particolarità di avere la chiusura a calamita non in mezzo ma più su in un altro colore un po' più scuro dell'argento. È un formato personal, quindi 17,1 x 9,5, comoda da portare in borsa. Invece la 5 e quella piccola, la pocket, era troppo piccola e non sarei riuscita a scrivere nulla dei miei appuntamenti. Partiamo subito dal vedere l'agenda all'interno. Vi dico subito che non è finita ancora, perché non ho ancora la plastificatrice, dovrò comprarla spero a breve, e quindi solo alcune pagine sono plastificate perché le ho plastificate in cartoleria, e soprattutto vi dico anche che la mia agenda è a tema Sailor Moon, perché adoro Sailor Moon, e c'è anche qualcosa di Winnie the Pooh, che anche quello fa parte dei miei cartoni animati preferiti. Quindi iniziamo subito. Come vedete qua c'è l'apertura così con calamita, e partiamo subito dal vedere l'interno, che si presenta in questo modo, con una taschina qui, come vedete qui c'è la marca, con una taschina qui semi-trasparente, con delle altre tasche molto comode che ancora io non ho decorato perché devo comprare delle decorazioni da AliExpress o comunque da NGO dove le troverò. E qui abbiamo una tasca con dentro io inserisco tutti gli sticker che ho, sono quelli penso che conoscete tutti, con i gattini sempre presi da AliExpress. E qui poi abbiamo appunto, vabbè, i ganci, che è di un'agenda normalissima, e qui abbiamo la pagina iniziale che io ho stampato e attaccato sui cartoncini che già, sui divisori che già erano presenti sull'agenda, e appunto come potete vedere già iniziamo con Sailor Moon e quindi con una frase, vabbè, presa. Tutte queste immagini, tutti i divisori li ho realizzati io, e li ho realizzati attraverso con delle foto prese da Pinterest, e poi le ho sistemate con Publisher. Appunto, questa è la pagina iniziale con tutte le indicazioni, quindi nome, telefono e email che ho giustamente coperto per motivi di privacy, e non ho ancora inserito né il nome né il telefono, in quanto voglio trovare un carattere particolare per scrivere appunto il nome. E andiamo avanti e abbiamo la leggenda che ho realizzato io con i vari sticky note per quanto riguarda i film, le serie TV che vedo, le serie TV in televisione appunto, e invece i film che vedo al cinema sono di azzurro, e questa leggenda è un pochino appunto fatta per organizzare gli appuntamenti e gli eventi che ho in settimana, e mi sono ispirata grazie a un video di, se non erro, il canale si chiama Nars Linda, ed è una ragazza che appunto ha fatto un video sull'agenda per far vedere l'organizzazione della sua agenda, e mi piaceva molto come l'aveva organizzata e mi sono ispirata a lei procedendo. Come vedete appunto ho utilizzato i divisori dell'agenda già che c'erano, perché mi piacevano ed erano anche secondo me ci stanno bene come colore, e li ho lasciati perché non butto via nulla, come sapete già. Quindi abbiamo il primo divisore, che è appunto il planner vero e proprio, con la fantastica Serenity appunto fatta così, e poi iniziamo subito con la parte, qui dietro c'è Sailor Moon, iniziamo subito con la parte dell'anno, quindi c'è anche il 2015 e il 2014, però non mi serve in quanto stiamo già al 2016, e quindi il 2016 è fatto così.
appunto già inserito i compleanni che mi interessano nelle date, e il 2017 è qui. Questo è un contenitore fatto di plastica, poi ci inserirò gli sticky note, e poi abbiamo appunto la parte mensile, e quindi abbiamo appunto la parte di gennaio fatta così con i giorni la parte di dietro, e poi abbiamo tutti quanti gli altri vuoti per inserire gli altri mesi, quindi poi man mano questo di plastica andrà avanti ogni mese, in modo che potrò subito trovare la parte appunto del mensile. E poi iniziamo con la parte appunto della settimana, che è caratterizzata da questo segnalibro che ho realizzato sempre io, è fatto appunto come dicevo prima con Winnie the Pooh, perché adoro anche Winnie the Pooh, è fatto appunto con nome, sempre trovato da internet, e l'ho realizzato, poi tagliato e inserito con un attaccato con rinforzato con un cartoncino, in quanto appunto non ho ancora la plastificatrice, e altrimenti sarebbe stato troppo delicato e comunque non la potevo usare. Per quanto riguarda la pagina della settimana, questa è la pagina della settimana. Come potete vedere, per adesso è ancora molto semplice. Ci sono comunque gli impegni che ho durante la settimana, anche se non sono pochi sa quanti, e appunto come vedete con i vari quadratini appunto inserisco gli impegni che devo fare, quelli che ho fatto li coloro, e poi magari quelli invece che sono cancellati li cancello, e quelli invece che sono rimandati, come in questo caso, li metto semplicemente con una freccetta appunto per essere poi riscritti in un altro momento. I compleanni e le cose che ho visto al cinema, i film che ho visto al cinema, le serie TV che seguo e le serie TV che seguo in televisione, i vari appuntamenti che ho, e anche poi vabbè, li ho decorati con le altre decorazioni. Qui ho dimenticato di inserire il risultato della partita, e vabbè, insomma, le utilizzo anche un pochino come diario. E adesso abbiamo una settimana che è appena iniziata, che ancora ho solo fatto la decorazione delle pagine, e sto inserendo poi gli sticky note per fare appunto come settimana precedente, e poi devo andare avanti. Anzi, se vi interessa sapere come decoro la mia agenda, se vi interessa vedere un plan with me, ditemelo, che vi faccio un video, vi faccio vedere come io decoro la mia agenda durante la settimana. Questo è sempre un refill che io ho stampato dal gruppo di Facebook, e che volete trovare tranquillamente. Comunque vi lascio tutti i riferimenti nell'info box. E poi, come vedete, ho stampato gli altri refill almeno fino a fine gennaio, e li avevo già iniziati un pochino così a decorare, non avendo nulla da fare, mi stavo portando avanti con il lavoro. Qui ho il refill originale che ho lasciato, magari mi può sempre servire, ma penso lo toglierò perché sta diventando già cicciotta questa agenda. Ed è appunto quello originale, ed era su una settimana su tutta la pagina, ma a me non piaceva, anche perché erano, a parte le scritte che non mi piacciono, erano comunque troppo stretti per scrivere quello che dovevo scrivere. E quindi abbiamo tutta la parte dell'agenda settimanale. Poi andiamo alla wishlist, che è appunto fatta con questa. Con Bunny, però è fatta, è un po' moderna, infatti non è una foto presa dal cartone, che appunto vedete dai tatuaggi, è un po' è particolare, appunto è una Bunny del 2015, a me piaceva molto, e quindi l'ho utilizzata per fare il divisore. Divisorio. E dietro ho inserito questa paginetta qui con i fiocchettini, con luna, ci sono poi le stelle e la luna. E poi abbiamo appunto dalla wishlist partono le varie sottocategorie con le varie sailor per appunto gli argomenti diversi della lista dei desideri. E appunto, come vedete qui, la parte dell'on demand con Sailor Mercury. Qui ho sempre utilizzato la pagina che già c'era, e quindi appunto la wishlist delle cose che voglio comprare, tipo appunto la resina, qui c'è il prezzo. Questi sono sempre divisori, sempre refill presi da internet. E poi abbiamo la parte di cartoleria con Sailor Mars, e quindi la parte delle cose che magari vorrei acquistare di cartoleria. Poi abbiamo Sailor Jupiter, abbiamo la parte dell'home, che spero di iniziare presto, perché sì, spero che inizierò a sistemare casa mia e del mio ragazzo. E qui abbiamo Sailor Venus, che sarà poi, infatti non ho ancora completato, sarà
sarà la parte poi del make up, del beauty, delle cose magari che ho già o che magari mi voglio segnare, che voglio acquistare. Poi abbiamo l'altro divisore, l'altra parte. E abbiamo qui una foto stupenda, mi sono subito innamorata, con Chibiusa, Bagni e Serenity, e con i film e le serie TV, che ancora anche questa ancora non è completata, con quest'altro divisore qua dietro stupendo, più particolare rispetto a quello precedente. E qui appunto abbiamo i film che vorrei vedere, e poi devo stampare la pagina delle serie TV che ancora non ho terminato. E in ultimo abbiamo quest'altra categoria che è vuota, come vedete, perché avevo voluto scrivere altro, però ancora non ho deciso bene che categoria farla, comunque lo potevo scrivere anche a penna. E appunto abbiamo Milord e Serenity, che si stanno baciando, molto carinelli, e dietro abbiamo loro due in versione Bagni e Marzio, che si stanno baciando molto carinelli. E qua abbiamo la parte appunto della refill originale, che ci sono le note, vabbè, gli obiettivi, che poteva comunque essere riutilizzato in quanto comunque tutto bianco ed è carinello. Poi abbiamo la parte del block notice, che sinceramente non mi piace perché è legato qua, quindi non riesco comunque a usarlo come block notice, comunque devo staccarlo. E come vedete l'ho riutilizzato qua dentro per questi divisori, che comunque è sempre utile, quindi penso che lo toglierò a breve anche perché mi fa solamente spazio. E infine ho i post-it e le sticky note che avevo all'inizio di quando l'ho comprata, però mi davano fastidio perché toglievano subito la parte iniziale. E infine qui abbiamo una tasca che può essere sempre utilizzata per inserire quello che vogliamo, e la penna che ho comprato così ma in realtà non uso, che è quella cancellabile, perché magari se devo cancellare qualcosa è buono averne una che non macchi, anche se questa in realtà non è delle migliori, ne prenderò un'altra a breve migliore. Niente, questa è la mia agenda, spero che vi sia piaciuta. Se avete delle idee o dei consigli per come migliorarla, fatemelo sapere giù nei commenti. Se volete vedere il video di come decoro l'agenda, mi raccomando, tanti mi piace, così capisco che lo volete vedere. Mi raccomando, mi potete trovare anche su Instagram e su Facebook. Iscrivetevi al mio canale per non perdere tutti gli altri video, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oggi volevo mostrarvi i regali che ho ricevuto a Natale, non sono tanti, quindi penso che questo video durerà pochissimo, però comunque ci tenevo a condividere con voi piccoli regali.